Come sapete, Berlusconi propone la flat tax con aliquota unica al 23%. È inutile che mi spieghi che è un modo per ridurre le tasse ai ricchi e tanto più quanto più sono ricchi. Però un giornalista lo ha messo in difficoltà quando gli ha chiesto dove trova le risorse finanziarie per compensare la riduzione degli introiti fiscali dello Stato, perché se riduci le tasse, lui dice le tasse vuole ridurre a tutti. E la sua risposta è stata articolata. Da una parte ha detto la riduzione delle tasse stimola la spesa e quindi dovrebbe far aumentare il PIL e di conseguenza fa aumentare anche le entrate fiscali. Però si è reso conto che questo tipo di risposta non è soddisfacente, e non lo è in effetti, se non altro perché ridurre le tasse ai ricchi ha effetti espansivi molto limitati, in quanto i ricchi hanno una propensione al risparmio molto elevata. Quindi ha aggiunto un'altra argomentazione, cioè ha detto tagliamo la spesa pubblica, e non si è reso conto che questa seconda parte della risposta nega la prima, perché se la prima mira ad espandere il PIL, la seconda lo riduce, quindi non è in grado, sostanzialmente non è stato in grado di rispondere a questa domanda. In un incidente simile è caduto Di Maio quando ha proposto il reddito di cittadinanza, va bene, ci piace, però il giornalista gli ha domandato dove trovi le risorse per pagare un reddito di cittadinanza a tutti i disoccupati, i poveri, eccetera, eccetera. E la sua risposta è stata tagliamo gli enti inutili. Il giornalista gli fa, se tagli gli enti inutili devi licenziare i dipendenti degli enti inutili, che ci fai con questi disoccupati? Gli diamo il reddito di cittadinanza. Chiaramente anche lui è in difficoltà, non è in grado di rispondere a questa domanda, dove trovare le risorse finanziarie per mantenere le promesse elettorali. Ora, se voi guardate il programma di Potere al Popolo, vedete che ci sono molti punti qualificanti che richiedono l'impegno di ingenti risorse finanziarie. Ne leggo alcuni, ma l'avete letto comunque molto rapidamente. Istituzione di un reddito minimo garantito, garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, eliminazione dei ticket sulle prestazioni sanitarie, un nuovo programma di assunzioni per sanità e servizi socio-assistenziali, il potenziamento dei servizi sanitari, questo per quanto riguarda la sanità, cose simili ci sono sulla scuola, eccetera, eccetera. Quindi le promesse elettorali di Potere al Popolo richiedono l'impegno di ingenti risorse finanziarie. Quindi cosa rispondiamo al giornalista che ci dovesse fare questa domanda? Ci ignorano completamente, lo sappiamo, però no, in realtà il giornalista è diciamo una metafora per dire la gente che ci pone queste domande, bisogna saper dare una risposta. Ebbene, io dico che l'unica lista che è in grado di dare una risposta coerente e convincente a quella domanda è la lista di Potere al Popolo. Perché? Perché nel programma ci sono tre punti qualificanti. Il primo è rompere l'Unione Europea dei trattati. Il secondo è eliminare il pareggio di bilancio dalla Costituzione. Il terzo è nazionalizzare la Banca d'Italia. Con questi tre proposte, se siamo in grado di realizzarle, noi siamo in grado di trovare tutte le risorse finanziarie necessarie per mantenere le promesse elettorali. Perché? Perché se si esce dall'Unione Europea, comunque che si rompe l'Unione Europea, innanzitutto la cosa più importante è che il governo recupera la sovranità monetaria, tanto più se nazionalizza la Banca d'Italia. E avere la sovranità monetaria significa che il governo è in grado di contare in qualsiasi momento sulla funzione di prestatore di prima istanza svolta dalla Banca Centrale. Cioè, in altri termini, la Banca Centrale paga i debiti dello Stato. Che badate, può sembrare una cosa audace, ma è il sistema che è stato in vigore in Italia fino al 1981 e che è quello che ha permesso i miracoli economici.
Appena dice questa cosa, il giornalista ti dice: ah, ma se tu diciamo, monetizzi il debito, espandi l'offerta di moneta e crei inflazione. No? È una, si dice, è un dogma monetarista. Manco per il cazzo, perché i monetaristi non dicono questo. Più vicino. Se i giornalisti andassero a leggere le teorie di Milton Friedman, il padre del monetarismo, si accorgerebbero che loro dicono che un'eccessiva offerta di moneta crea inflazione se c'è piena occupazione, perché ovviamente l'offerta di moneta espande la domanda aggregata, il consumo e gli investimenti, le imprese se hanno piena occupazione non possono aumentare la produzione e quindi aumentano i prezzi. Ma se c'è disoccupazione, le imprese reagiscono aumentando la domanda, aumentando la produzione. E quindi l'effetto è espansivo comunque. Ora, vi sembra a voi che ci sia piena occupazione in Italia? Assolutamente no. Quindi quella obiezione non va neanche presa in considerazione. Ma l'uscita dall'Unione Europea, o comunque la rottura comunque avvenga dell'Unione Europea, comporta anche altri vantaggi. Allora, il primo, dunque, tenete presente che in un paese sovrano il governo può fare politica economica marciando con quattro gambe, che sono la politica monetaria, la politica fiscale, la politica industriale e la politica commerciale. Attualmente diciamo, il governo italiano è soppo su tutte e quattro le gambe, perché la politica monetaria non la fa il governo, ma la fa la Banca Centrale Europea. La politica fiscale la fa il governo tedesco, che sono politiche di austerità, e poi la Commissione Europea impone agli altri paesi e all'Italia di fare politiche di austerità per stare al di sotto dei parametri, dei classici parametri. Quindi il governo non è che non possa fare politica fiscale, non può fare politiche fiscali espansive, quelle restrittive le può fare e deve farle. La politica industriale è la politica che usa il governo per orientare gli investimenti e la produzione, soprattutto modificando la struttura proprietaria delle imprese, cioè con le partecipazioni statali, eccetera. Questo tipo di politica è proibito dall'Unione Europea perché è considerato aiuto di Stato, un peccato mortale nei confronti del biomercato. Non si può fare. La politica commerciale è basata sostanzialmente su due tipi di politica: il protezionismo e la svalutazione della moneta nazionale. Ovviamente questi non si possono fare. Un po' di protezionismo l'Unione Europea lo fa attualmente nei confronti della Cina, ma i mercati dell'economia italiana sono europei, noi esportiamo soprattutto in Germania, in Francia, in Spagna, e nei confronti di questi paesi non possiamo fare assolutamente nessuna politica di tipo protezionista. Non parliamo ovviamente della svalutazione, di fatto l'euro è una moneta straniera e il governo non può svalutarla. Quindi dentro l'Unione Europea il governo non può fare nulla se non tagliare la spesa e aumentare le tasse. Sostanzialmente questo. L'uscita dall'Unione Europea, la rottura dell'Unione Europea è la condizione necessaria per recuperare tutti e quattro questi strumenti di politica economica e quindi per poter rilanciare lo sviluppo. Ora non voglio tirare in ballo problemi di modifica, diciamo, della struttura sociale, socialismo, eccetera, questo ci porterebbe molto lontano ed è un argomento importante, non voglio dire che non è una cosa qualificante e ovviamente per poter impostare quel discorso bisogna rompere l'Unione Europea. No, voglio restare proprio nell'ambito della normale politica economica dei governi. Allora, la nazionalizzazione della Banca d'Italia è fondamentale perché serve a rimuovere due vincoli alle scelte di politica economica del governo. Il primo è il vincolo interno, cioè il vincolo di bilancio. Il governo può spendere in deficit, non c'è nessun problema, può espandere il deficit quanto vuole, può aumentare il debito pubblico quanto vuole, il debito pubblico non è più un problema se la Banca d'Italia è controllata dal Ministero del Tesoro. E la riprova di questa proposizione è data dal Giappone. Oggi l'Italia ha un rapporto debito-PIL pari a 132-133%, il Giappone ce l'ha 250%. Considerando che l'economia giapponese è il doppio di quella dell'Italia, vi lascio immaginare che enormità. Eppure non c'è mai stato un problema di debito pubblico
giapponese. Non c'è mai stato un attacco della speculazione internazionale sul debito pubblico giapponese. Perché? Perché la speculazione internazionale sa che lo Stato giapponese non può andare fallito, perché c'è sempre la banca centrale pronta a pagare. Quindi questa è una cosa fondamentale, la possibilità di rimuovere il vincolo interno, il vincolo di bilancio interno alle politiche fiscali espansive. E quindi la politica, diciamo, il recupero della sovranità monetaria implica anche il recupero della sovranità fiscale, perché a quel punto puoi espandere la spesa pubblica e tagliare le tasse. L'altro vincolo che viene rimosso è il vincolo esterno, quello rappresentato dalla bilancia commerciale. Il fatto di, per semplificare, che se esporti meno di quanto importi ti stai indebitando verso l'estero. Un governo, diciamo, di un paese sovrano non può sopportare a lungo questa situazione perché perde riserve ufficiali. Bene, questo vincolo esterno viene rimosso non appena hai recuperato la sovranità monetaria. Perché? Sovranità monetaria vuol dire che il governo, quindi la banca, il Ministero del Tesoro e la Banca Centrale possono decidere di svalutare la lira quando ci fosse un deficit della bilancia commerciale. Svalutando fai espandere le esportazioni, riduci le importazioni e quindi elimini quel vincolo esterno. Può sembrare una cosa banale, ma guardate, questo è il sistema che è stato in vigore non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi europei, fino al 1981, in Italia fino al 1981, è in vigore in alcuni paesi ancora oggi, Giappone, Gran Bretagna, Svezia, eccetera, che infatti crescono più di sistematicamente più di quanto cresce l'Italia, non hanno l'euro. Allora, in conclusione, come mi dicono che mi è rimasto un minuto, in conclusione vorrei farvi osservare che in questa campagna elettorale si sta verificando una situazione paradossale. Cioè tutti i partiti che potrebbero vincere le elezioni e governare, in quanto non vogliono mettere in discussione la gabbia europea, non sono in grado di tenere fede agli impegni elettorali presi. Quindi, e sono consapevoli di questo fatto, quindi sono populisti, i veri populisti sono loro, loro sono i demagogi, quelli che fanno promesse sapendo che non possono mantenerle. L'unico partito, l'unica lista che sarebbe in grado di mantenere le promesse elettorali siamo noi, che però purtroppo, a meno nell'immediato, non siamo in grado di governare. Grazie. Ringraziamo Ernesto Screpanti, interviene adesso.